Ciao a tutti ragazzi e benvenuti al Covo di Weevil. Io sono Stefano e in questo video guardiamo la finale del regionale di Los Angeles, uno degli ultimi regionali prima di quando poi sarà legale l'espansione Crepuscolo Mascherato, che mi sa che cambierà un bel po' di cose. E questo è l'ultimo regionale utile per ragionare e capire un attimo quale sarà il metagame anche allo special di Bologna. Qui io in realtà non volevo far partire il video, mi ero dimenticato di stoppare, fa niente. In questo regionale, no, torniamo indietro un secondo. Ok, no, volevo vedere la top 8. Abbiamo due Lugia in top 8 e ragazzi, quattro mazzi tra Control e Stall. È una cosa che non capita molto spesso. Ultimamente si vedevano sempre più mazzi Control ad avere successo. Fateci caso, quando si arriva verso la fine del formato, prima che esca la nuova espansione, i mazzi Control sono molto più forti perché il metagame è bello chiaro, è più prevedibile. E quindi è più facile capire quali sono i punti deboli dei mazzi e come fare a batterli. Quindi in realtà non mi sorprende tantissimissimo vedere tutti questi mazzi control in top. Sono contento per un champ out, tra l'altro giocato da Regan Retzloff, che è uno di quel gruppetto di ragazzi che vi ho nominato qualche volta, che sono quelli che hanno un po' capito qual è il modo migliore di giocare champ out. Quindi negli Stati Uniti quasi sempre uno di loro fa top. E questo Nico Gist o Gist, non lo so, che ha giocato invece Miraidon. No, Miraidon, mano ferrea, che devo dire che ha giocato un mazzo veramente molto aggressivo, si è visto anche in stream, e era veramente un gran bel mazzo. In finale abbiamo Brandon contro, dov'è che non lo trovo? Lucas, eccolo lì, che quindi giocavano Lugia contro Control. Io so già chi ha vinto, vi dico, faccio finta di non saperlo, però quando io vedo un mazzo Lugia contro un mazzo Control, io do per scontato che vince la Lugia. Perché Lugia è uno di quei mazzi che ha tanti matchup positivi ma tanti negativi, ma tra quelli positivi c'è senz'altro Control. Quindi sono veramente curioso di vedere come andrà questa partita. Ripeto, io so già come va a finire, però vi faccio comunque un ragionamento a prescindere da come poi finirà questa partita. Adesso andiamo pure avanti. Ho visto che la finale, tra l'altro, è abbastanza lunghetta, quindi vabbè, con i mazzi Control non ti sorprende questa cosa. Sia Brandon che Lucas hanno fatto tanti bei risultati. Sono giocatori che di nome li avevo sentiti, però non vi saprei dire nulla su di loro. Cioè, hanno fatto dei bei risultati. Tra l'altro vedo risultati molto recenti, quindi magari sono anche giocatori che comunque hanno iniziato da poco a fare risultati interessanti. Però mi aspetto di vedere veramente le belle partite. Allora, nei primi intanto vedo che c'è Charizard per Lucas, che penso che non sia al massimo giocando contro Lugia, visto che Charizard con la cintura scelta mette KO a Lugia. In realtà Lucas forse non gioca nemmeno la cintura scelta, non lo so. Lucas gioca quella specie di Pidgeot Control che gira adesso, che ha anche Charizard EX, quindi è anche un po' complicato perché noi vediamo che c'è scritto Control, però poi ti vedi Charizard EX che attacca. È qualcosa di simile a quello che ha giocato Tord di recente a un torneo, ma è veramente un minestrone di carte. Guardate con che velocità controlla le carte che gli interessano per capire quali sono nei premi. Abbiamo una partenza di Luminion per Brandon, che penso sia una partenza che non gli piace per niente. Lucas prende qualche appunto. Ho visto di sfuggita la sua lista. Gioca una quantità di carte in monocopia incredibile. Questo secondo me è un mazzo davvero difficile da usare e che non mi aspetto di vedere giocatissimo a Bologna, perché non è la portata di tutti. Cioè, il giocatore che non ha testato molto questo mazzo e lo porta, secondo me va a finire che non vince neanche una partita, perché è veramente un mazzo complesso. Già Pidgeot Control è difficile, questo qua è ancora più complesso perché ha altri elementi ancora, cioè Charizard EX dentro. È pazzesco. E appunto di solito Lugia è un mazzo messo bene contro Control perché gioca un sacco di energie e tutti i Pokémon che hanno il mazzo attaccano, tranne Luminion. Quindi in teoria possono così farti boss su un Pokémon, ma tu assegni energie con Archeops e continui ad attaccare. Però vediamo, cioè è un matchup comunque che io personalmente non ho testato, non ho giocato molto Lugia in questi anni. Vediamo adesso Cattura Roma, con cui avendo fatto croce si prende un Pokémon base. Penso che prenderà un Lugia. Controllo anche lui le carte premio. Nel caso di Lugia la cosa importante era controllare più che magari i Pokémon, cioè di controllare tutto, però la cosa principale sono le energie. Perché è un mazzo che si basa interamente sulle energie. Quindi sapere di avere delle 16 energie che giochi, magari ne hai 3 o 4 nei premi, può fare una differenza enorme. Quindi è davvero importante saperlo fin da subito. Lugia oltretutto gioca anche 4 energie jet, quindi contro Stall è messo benissimo. Contro Control adesso vediamo, sono curioso di capire quali sono i Pokémon più fastidiosi che gioca Lucas. Potrebbe essere magari Mawile, no, ma tanto c'è l'energia jet.
Ok, Brandon usa l'attacco di Mincino, molto forte, con cui si mette in panchina due Pokémon direttamente dal mazzo, naturalmente due Pokémon base. Quindi prenderà un Lugia e prende anche un altro Mincino, ci sta. Immagino che comunque Brandon abbia modo di scartare quel Lumineon utilizzando Macerie dello Stadio, quindi anche se non dovesse giocare un'energia acqua, cosa che dubito che faccia, non dovrebbe essere un grosso problema. Pepe, questa è la carta aiuto che Lucas vuole utilizzare a inizio partita soprattutto, quindi ottima partenza, ha visto Rotom prima, c'era Pidgey, quindi la partenza di Lucas andava benissimo. Si prende un Poffin e poi magari un sigillo forestale. Eccolo lì. Sta valutando se prendere il Poffin oppure no. Vedo che c'è anche Cleffa. Sì, è proprio un mazzo che, a quanto pare, visto che sia Charizard che Control giocano Pidgeot, possono somigliarsi un pochettino come mazzi. Sembrano veramente i due mazzi uniti insieme. Perché appunto c'è anche Cleffa che comunque non si giocava in Control, in Pidgeot Control. Quindi è difficile capire dove questo mazzo smette di essere un mazzo Charizard e inizia a essere un mazzo Control, o dove smette di essere un mazzo Control e inizia a essere un mazzo Charizard. Tra l'altro anche Entei, interessantissimo come attaccante da usare a inizio partita o per mettere capo dei Pokémon con facilità. Un attaccante che avrebbe senso giocare anche in Charizard, e si giocava all'inizio in Charizard, ma che hanno smesso di giocare da un sacco di tempo. Però le primissime liste di Charizard, qualcuno magari si ricorderà, vi parlo tipo di ottobre-novembre dell'anno scorso, si giocavano con Entei. Lucas intanto ha settato Pidgeot e usato Cleffa, quindi ha avuto una partenza veramente eccezionale. Vediamo Brandon adesso come risponde. Perché allora non ha scartato neanche un Arceops, lui il turno prima non ha fatto niente. Ha usato solamente un Cattura Roma, si è messo in gioco i Pokémon. Qui c'è un Ultra Ball con cui scarta un solo Arceops. Ne prende un altro, quindi ho motivo di pensare che abbia modo di usare un'altra Ultra Ball magari. Doppia Ultra Ball, quindi direi partenza perfetta, quindi mancano le carte aiuto, però riesce a fare un po' quello che vuole. Potere Viastro lo usa subito. E usa il primo Arceops. Vediamo un po' che cosa sceglie di usare come attaccante, suppongo che metterà attivo Lugia. Ok, sta caricando Lugia con due energie nebbia. Energie nebbia che non dovrebbero servire molto contro quel mazzo. E l'energia regalo, che è sempre importante. Ecco, una delle cose più forti di Lugia secondo me è l'energia regalo. Perché lo rende praticamente immune a Kissara e Petra. Al momento ci sono pochissimi modi per togliere le energie speciali e nessuno li gioca. Quindi veramente, cioè, a fine partita, quando vuoi provare a bloccare il tuo avversario, non puoi, perché se non gli fai utilizzare l'energia regalo vuol dire che metti KO un Pokémon senza energie, ma quindi il tuo avversario ha ancora in gioco un attaccante. E è veramente difficile da gestire, cioè è un mazzo veramente che devi batterlo in velocità a Lugia, perché non puoi farlo inceppare nel corso della partita. Oppure giochi Tempio di Sinnoh, naturalmente, però pochi mazzi lo giocano. Intanto Lucas ha messo attivo Entei, vediamo quindi come se la cava. Perché Entei in questo momento non mette KO assolutamente quel Lugia, quindi bisogna valutare se vorrà utilizzare boss per pescare dei premi facili oppure no. Ricordiamo che questo appunto è un mazzo control ma anche un mazzo attaccante, per ora ci sembra solamente un mazzo attaccante. Scarta Mimikyu, appunto una carta che forse non gli servirà molto. Gioca CUX, appunto come nei mazzi control per scartare le carte della cima del mazzo dell'avversario, e mette in gioco un Charizard, quindi vedete che... sapete che Charizard lo gioca in linea 1-0-1, quindi questo è l'unico Charizard che vedremo. Ordini del capo su Arceops. Ok, quindi assegna la cape che manda 330 punti salute quell'Entei, mamma mia. Ecco, una cosa interessante, forse la strategia che seguirà Lucas è quella di mettere capo i due Arceops, fregandosi nel fatto che magari Brandon poi si pesca dei premi nel frattempo, ma a un certo punto poi Lucas lascerà Brandon senza Pokémon carichi in gioco. Vediamo. Mi interessa molto vedere questo matchup, perché è un matchup appunto che io do per scontato che Lugia si è messo molto bene, però vorrei vedere appunto come se la gioca Lucas, anche perché questo è un mazzo control che al secondo turno ha fatto boss KO, quindi i mazzi control di solito non fanno così. Brandon sta usando quello che potrebbe essere l'ultimo Arceops che usa in questa partita, se Lucas farà nuovamente boss KO al prossimo turno.
Sta caricando questo mincino, vediamo se adesso... No, allora il KO su Entei non poteva più farlo ormai, avendo un solo Archeops, quindi anche questo è interessante, perché sennò sarebbe stato interessante rispondere a quel KO in maniera un po' più aggressiva. Brandon nel frattempo non ha ancora utilizzato una carta aiuto, quindi non è partito bene, cioè si è settato, ha fatto esattamente quello che doveva fare per settarsi, ma comunque non sta facendo nulla. E tra l'altro Lucas non gli ha fatto utilizzare energia regalo, perché stava su Lugia e su Mincino. E non è nemmeno su Archeops adesso, quindi se adesso Lucas fa nuovamente boss KO, e boh, io non lo so se vuole farlo, vedo che sta prendendo Penny, quindi forse non è quello il suo obiettivo. Non lo so, sono curioso, è un mazzo che non ho mai provato e che, come vi ho detto, è molto complesso, quindi faccio veramente fatica anch'io adesso a capire qual è la strada che vorrà seguire Lucas per vincere questa partita. Cioè, se per lui non è un problema, esatto, evidentemente per lui non è un problema lasciarsi mettere KO quell'Entei, perché dice, ok, non ci sono più gli Archeops, KO Entei, chi se ne frega, e poi però vinco direttamente, non lo so. O magari non giocherà neanche da mazzo control e semplicemente lui sta mettendo KO i due Archeops e poi vincerà pescando premi e basta. Qual Charizard sarà difficile da mettere KO per Brandon. Che comunque non sta facendo nulla, Brandon non sta facendo assolutamente niente. Ha pescato tre premi ma non ha ancora utilizzato una carta aiuto, avrà 40 carte nel mazzo. Aspiratore perduto, non serviva proprio, magari si è liberato un po' di carte in mano. Ah ok, voleva segnare il Bravery Charm, così adesso non può più essere messo KO facilmente quel Rotom, bello. Contracchiappa Pokémon, interessante, e benda sfida. Ok, invece prende la Peso Ball, aveva Charizard nei premi. Mi sa che giocherà come un normalissimo mazzo Charizard, non credo che vedremo cose da control in questa partita, quindi... questo sarebbe un mazzo control, ma in realtà non vedremo nulla di control. Diciamo che il fatto che comunque Brandon non abbia visto una sola supporter in tutta la partita, secondo me ha contribuito molto, perché ok che ha settato subito Archeops, ha attaccato subito, quindi non è che avrebbe fatto chissà quante cose in più, però banalmente magari trovare un boss, quindi lasciare perdere quell'Entei e attaccare qualcun altro in panchina per esempio, che ne so. Cioè settare un cincino per mettere KO Pidgeot, per dire. Ecco che arriva anche quel Charizard. Superamo per rimischiare un'energia. Pidgeot. Con cui prende energia turbo doppia. Cosa gli serve? Alla segna Charizard per il momento, interessante. E intanto qua c'è un bel KO su quel Lugia che porta Lucas in una posizione decisamente di vantaggio. Brandon pesca giusto un paio di carte, però quello è il suo ultimo attaccante, quel Mincino, che si evolverà in Cincino, però non può mettere KO quel Charizard. Quindi, ipotizzando di fare boss KO su un Pokémon a due premi, senza Archeops cosa fa adesso Brandon? Non può più vincere, non può caricare manualmente un altro attaccante, ha concesso, non poteva fare più niente. Wow, sarei curioso di capire se Brandon avesse avuto, cioè avesse fatto qualcosa in questa partita oltre a settarsi, se sarebbe riuscito a vincere oppure no. Però vi dirò, Brandon tutto sommato, pur non facendo nulla, aveva un campo da gioco abbastanza solido, quindi ok, non ha visto Cincino, però non lo so. Quel mantello secondo me ha fregato molto Brandon, perché se avesse messo KO quell'Entei con un attacco di Cincino avrebbe sicuramente messo più in difficoltà Lucas, anche se non sono affatto convinto che avrebbe fatto una differenza enorme questa cosa. Andiamo pure avanti. Quindi abbiamo visto semplicemente un mazzo Charizard un po' originale che ha battuto Lugia, quindi per ora di controllo non si è visto assolutamente niente. Vediamo se però questa partita qua invece avrà qualche elemento interessante in più. Entei nei premi e immagino che Lucas non ne giochi due, quindi sicuramente questa partita verrà impostata in maniera un po' diversa, a meno che non usi Peso Ball fin da subito. La mano di Lucas non mi sembra un granché, no, non lo è affatto. Lucas è partito malissimo.
Vediamo se Brandon stavolta riesce a fare qualcosa. Già il fatto di partire di Lugia non è male. Bello di partire di Lugia che se hai un'energia in mano, e tendenzialmente ce l'hai, due Lugia Viastro scartato. Ah no, uno è un cincino. Se hai un'energia puoi fare l'attacco di Lugia con cui scarti una carta dalla mano e peschi tre carte. Quindi comunque è un attacco discreto. E la cosa bella è che ti basta avere un Lugia in gioco, perché poi il potere Viastro lo fai il turno dopo, ma puoi scartarli anche il turno dopo gli Archeops, quindi non devi per forza farlo il turno prima. Quindi già partire di Lugia è la cosa fondamentale per il mazzo Lugia. Poi scartare gli Archeops può essere un po' più difficile, tipo adesso ho scartato un Lugia e un Cincino e neanche un Archeops. Sta prendendo Luminion, qui i commentatori stanno parlando di Jacques, Zim in italiano. Goody cerchi nel mazzo, due Pokémon evoluzione, che è una carta aiuto molto forte, è un modo un po' più soft di utilizzare Magnolia, mi sembra si chiamasse, che c'era prima della rotazione, con cui scartavi direttamente due carte dal mazzo. Qui diciamo che te le prendi e poi devi avere Ultra Ball in mano, e infatti aveva l'Ultra Ball in mano. Prende Mincino con un'altra Ultra Ball, avendo scartato Lugia Viastro do per scontato che ne abbia un altro in mano. Ah, interessante che preferisca attaccare di Mincino, mettendo in panchina un Mincino e basta, piuttosto che attaccare con Lugia e scartare carte dalla mano. A quanto pare ha detto, ho davanti Mimikyu, mi porto avanti, vorrò metterlo KO con Cincino. Ci sta, magari ha comunque una bella mano, non ha bisogno di pescare. O magari ha una mano così bella e non vuole scartare neanche una carta, sono solo due carte quelle, mi sa. Intanto Lucas ha Pepe, quindi comunque qualcosina riesce a fare, però partirà con un turno di ritardo. Questo per forza di cose. Controlla un po' le carte premio, si accorgerà che manca Entei. Vedo che ha già messo davanti Rotom, quindi è possibile che prenderà una Minor Ball e magari un sigillo forestale. La Minor Ball c'è. Sigillo forestale non ho visto se era nei premi o se nel mazzo, o forse non lo vuole proprio. Ah, prende direttamente l'amuleto del coraggio, così dice, io provo a vedere se riescono a farmi mettere KO Rotom troppo in fretta. Brandon ha solo due carte in mano, quindi è abbastanza ragionevole aspettarsi che non arriverà un boss inaspettato. Sigillo forestale poteva essere nei premi magari, possibile, o magari ce l'ha in mano, perché cioè secondo me in questo caso il sigillo forestale, ah, non l'ha segnato, come non detto, forse è nei premi allora a questo punto. Oh, vabbè, ok, Lugia si è settato nuovamente, ancora una volta una carta in mano e non mi sembra una carta aiuto, però vediamo. Però vedi, tu sei in energia regalo e vuol dire che anche se non peschi nulla, quel cincino lì davanti, finché non viene messo KO, un cincino attacca. Se lo metti KO, Brandon pesca 6 carte. Adesso Lucas è partito malissimo. Adesso vediamo come andrà questa partita, però secondo me non può vincerla. Perché Brandon comunque riuscirà a utilizzare moltissimi Archeops prima che verranno messi KO. Ah, era chissà, era l'ultima carta, quindi niente male. L'altro ha messo in fondo al mazzo un sacco delle carte di Lucas, anche se forse è contento perché non aveva fatto granché neanche il turno prima. Vedo un Pidgey, vedo un Charizard lucente. Con la Mega Ball ha trovato un Mincino, per ora non gli serve. In realtà Cincino è l'unico Pokémon che gli servirebbe in questo momento perché poi ha la panchina piena. Su una bella carta che sarebbe bello se riuscisse a trovare è Macerie dello Stadio. Così scarta Luminion e ha il campo da gioco bello pulito. Però vediamo. Cioè, non c'è sicuramente fretta. Qua mi chiedo Lucas che cosa pensi di quella situazione in cui si trova adesso. Mamma mia, non ha fatto niente. Ha fatto Boss e Rotom. No dai, non penso che possa vincere questa qua Lucas. Hanno un sacco di tempo, quindi magari non c'è fretta di concederla, ma adesso Brandon va sopra di altri due premi. Sarei veramente sorpreso se Lucas dovesse riuscire a ribaltare questa partita. Cioè, contro un altro mazzo, magari con gli elementi tipici dei mazzi contro Lomari, riusciresti a inventarti qualcosa, ma qui... Perché dico, cioè,
fa i boss su Luminion, attacco di Mawile, non può ritirarsi, ma Brandon gioca 4 energie jet, 3 forse, ma probabilmente anche 4. Qua addirittura ha fatto boss KO su Pidgey, rinunciando a pescare 2 premi una volta sola, ma togliendo il motore a Lucas, e ha fatto benissimo. Buddy Poffin, quindi dovrebbe tornare in gioco un Pidgey, e forse un Cleffa, no, un Charmander, beh, ci sta. Però ci sono 2 Mincino, cioè tra Cincino e Mincino, praticamente carichi, che potranno poi mettere KO Charizard, una volta carichi del tutto, quindi vediamo. Nespera interessante, però Nespera contro Lugia non è molto forte, perché giochi poche carte strumento e sono prevalentemente legate a prendere i Pokémon. Però, cioè, o lo usi al primo turno e scarti le Ultra Ball, oppure poi l'avversario è settato, quindi era semplicemente l'unica carta aiuto che aveva. Vediamo Brandon, non ho guardato bene la sua mano, non so se ha un boss, non so neanche personalmente se userei un boss, perché mettere KO Rotom vuol dire che poi basta mettere KO Charizard con un Cincino e vinci, quindi forse non ha nemmeno senso andare a pescare un premio solo adesso. Vi invito come sempre a notare che questi giocatori hanno entrambi vinto 12 round nell'arco di 2 giorni, ne hanno persi rispettivamente 1 e 2, con 2 pareggi e un pareggio, quindi voi immaginatevi che strada hanno fatto per arrivare a questo punto. Veramente giocatori eccezionali. Ecco che arriva Pidgeot. Molto interessante. Finalmente ce l'abbiamo. Un'altra Ultra Ball per Mawile, quindi vediamo che c'è quell'opzione che vi menzionavo prima. Tra l'altro non ho commentato questa cosa, ma Brandon ha scelto di mettere KO quel Charmander, quindi scelta interessante, che appunto non sono sicurissimo di condividere, perché alla fine comunque un Pokémon a 2 premi probabilmente avresti messo KO comunque, avevi 2 Cincino in gioco praticamente carichi. Quindi bastava pescare 2 premi su Rotom e riuscire a fare boss utilizzando uno dei 2 Cincino o su Pidgeot o su Charizard. Però capisco che facendo così magari ci metti un turno in più a vincere, ma il tuo avversario poi non fa niente nel frattempo, quindi è una scelta che mi sembra comunque valida. Poi comunque il secondo Cincino non è stato ancora evoluto, quindi e non ci sono ancora tipo 5 energie su ogni Cincino, quindi ci sta. Ok, intanto qua Arceops sta venendo bloccato davanti, perché Mawile ti blocca in posizione attiva. Se però hai l'energia jet, chiaramente puoi togliere quell'Arceops. Tra l'altro vedo un'energia jet su Cincino e basta, quindi non so quante ce ne siano ancora. Magari Brandon non ne ha pescate molte, adesso ha subito una Kissara. Potrebbe essere sufficiente a guadagnare un paio di turni questa giocata per Lucas e magari a ribaltare la partita, chi lo sa. La vedo un po' dura, sinceramente. Secondo me ormai è comunque troppo indietro. Ah, naturalmente. Non ho neanche detto questa cosa, che era abbastanza ovvia. Comunque Arceops può anche attaccare, quindi non è che rimane lì bloccato senza far niente. Cattura Loma. Ok, pari, quindi può prendersi un Cincino. Questo penso che fosse da diversi turni che aspettava di poterlo prendere. E in realtà sta prendendo un Lugia, perché un Cincino l'ha scartato inizio partita. Quindi forse uno ancora nei premi, possibile? È possibile che il terzo Cincino sia nei premi? O forse stava solo sfoltendo il mazzo e se lo prende adesso? Non mi ricordo cosa avesse nei premi. Vabbè, ora sta sfoltendo il mazzo per... se prende un Lugia, sì. Per aumentare la probabilità di pescare l'energia jet. Perché col Mawile, avendo l'amuleto del coraggio, non verrà messo KO adesso. Ah no, eccolo Cincino, come l'ho detto. Quindi 100 danni. Va bene così. Metti un po' di pressione. Pidgeot, vediamo adesso come se la gioca Lucas, che non ha ancora concesso, quindi lo vedo abbastanza lanciato. Ok, Penny. Ah, sta rifacendo il loop. Stavolta tira avanti l'altro Arceops. Ha giocato velocissimo, avete capito? Ha giocato velocissimamente. Cioè, ha ripreso in mano Mawile, l'ha rigiocato ritirando Pidgeot e blocca davanti l'altro Arceops. La sua idea è un po' quella di riuscire a far mettere tutte le energie in gioco a Brandon, bloccandoli davanti a un Pokémon che non ha energie. Ecco l'unico modo per switchare che gioca Brandon.
con cui mette KO Pidgeot. E questa mossa qua, secondo me, questa è tosta, eh. Vorrei vedere un macello dello stadio per far stare completamente tranquillo il nostro Brandon, a cui manca un solo premio adesso, quindi vediamo se c'è un altro contrachiappa Pokémon o qualcosa. Eccolo lì. Quindi riproverà con la stessa strategia, però ci sono ancora due o tre energie jet da qualche parte, quindi prima o poi uno arriverà e penso che arriverà prima che finisca il mazzo, quindi è una strategia che non può essere vincente questa. Anche perché manca un solo premio a Lucas, quindi non può neanche dire usa un attaccante da un premio e poi devi pescare un altro premio. Cioè, vediamo Mega Ball, se trova un Pokémon per sfoltire un po' il mazzo. Ha trovato un Mincino. Ricerca accademica, attenzione, eh. Mi sa che questa è la ricerca accademica con cui finirà la partita. Ecco l'energia jet. Esatto, ci sta. Allora, Lucas è partito malissimo, Brandon è partito bene. Lugia è un mazzo che non parte sempre bene, ma quando parte bene è difficile riuscire a vincere. Lucas non ha avuto, secondo me, una minima possibilità in tutta la partita. Ci ha provato, ha giocato bene, però secondo me non avrebbe mai potuto vincere questa partita. Adesso vediamo il terzo game, chi lo vincerà. Io ve l'ho detto, lo so già. Dopo aver visto queste due partite, sinceramente, non so voi cosa ne pensate, ma io non saprei cosa aspettarmi. Quindi, vedrò di vedere. Spero che non sia una brutta partita. Cioè, spero che non ci sia nessuno dei due che bricchi. Perché comunque devo dire che è interessante vedere questo matchup. È più avvincente di quanto pensassi. Pensavo che Lugia avesse un vantaggio molto più grande su questo mazzo control. E invece questo non è solo un mazzo control. È un mazzo che attacca e attacca anche forte. Due pendi nei premi non servono tanto. Un paio di energie regalo. I premi, tutto sommato, due energie fuoco, ok, però non sono malaccio. Chissà se Lucas vuole andare per primo oppure no. Sembra di sì. Penso sia una mossa rischiosa, però comunque è partito con Pidgey, quindi va bene. Però sì, non puoi far andare per primo Lugia, cioè. Ok, abbiamo Pidgey, Entei e Rotom. Penso che se abbia anche un'energia in mano sarebbe perfetto, perché vuol dire che già al secondo turno inizia a fare danni e a mettere pressione. Controlla un po' i premi, tra l'altro Entei, ricordiamo che ha un'abilità che quando è in posizione attiva peschi una carta, quindi comunque è un aiutino, ogni tanto tira una mano. E vediamo, ci sono ancora 35 minuti, ci sono davvero tanti minuti per fare queste finali, quindi non si vede spesso gente che concede anche per questo, perché comunque il tempo di giocare c'è. E vediamo come andrà questa partita. Brandon è partito di Mew, che non è il massimo, però poteva andare peggio. Ok, ha trovato un'evoluzione, non penso fosse quello che stava cercando. Non sta pensando di non guardare nemmeno il mazzo. Vabbè, controlla un po' le carte premio. Se è partito di Mew, vuol dire che non ha Lugia in mano, se no avrebbe messo Lugia. Quindi vediamo se sceglie di prendersi una carta evoluzione oppure no. Se non dovesse prendere un Archeops, vuol dire che non ha né l'Ultra Ball, né ricerca accademica, né Serena, e quindi vuol dire che è partito malissimo. Cattura Lome è una carta molto forte, però a volte rischi di prenderti un Pokémon che non ti serve. A inizio partita tu vuoi le carte. No, ma non è vero, non vuoi per forza quelli base, perché se parti di Lugia sei contento di trovare una carta evoluzione, che ti prendi un Archeops. Vediamo, si sta prendendo un Archeops, però non lo vedo molto convinto, eh. Vediamo se riesce a fare qualcosa. Vedo quattro carte, non so se c'è un Ultra Ball. Ai ai ai, se sta rimischiando è perché non ha neanche una Ball. No, dai, non voglio che bricchi, voglio vedere una partita vincente. Vediamo. Cos'è che ha in mano? Continua a prendere 3-4 carte. No, 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 non sta assegnando a me veramente. Oh, mamma mia. Ah, sta assegnando veramente.
Mano, qua, cos'è? Serena, cosa sta facendo? Quattro carte. Ok, Serena scarta tre carte e ne pesca, credo, altre tre. No, solamente due. Ok, quindi si è assegnato. Oh, ha trovato Lugia, mamma mia. Però purtroppo ha dovuto assegnare a Mew per pescare una carta in più, quindi non può fare l'attacco di Lugia. Quindi accettabile. Serena, purtroppo, è una carta aiuto che non è male. In questo mazzo ci sta, però è un po' deludente. Cioè, praticamente lui adesso ha pescato due carte. È veramente poco. Lucas ha già messo Pidgeot al secondo turno. Quindi Lucas è settato, Lucas è a posto. Ha Rotom e Pidgeot, quindi adesso con calma può fare quello che vuole. Vediamo cosa sceglie di prendere. Ok, si prende Pepe, con cui prende il Poffin, così prende Charmander, e anche Sigillo Forestale. Si prende semplicemente un Charmander. Non ci sono ancora energie, credo che non abbia neanche in mano, quindi l'attacco potrebbe tardare ancora un attimo. Brandon non so se oltre a Lugia ha pescato qualcosa di utile. Sigillo forestale per un'energia, quindi può sembrare un po' sprecato, però in questo momento un'energia è veramente importante. Perché è quella che ti permette di attaccare il turno successivo. Tra l'altro Entei ha 230, quindi se anche Brandon dovesse settarsi alla grande in questo turno, potrebbe fare al massimo 220 danni e non metterebbe KO Entei, quindi niente male. Pesca una carta, vediamo che cos'è. In realtà ora anche solo un'energia non sarebbe malaccio per pescare un po' con Lugia. No, mamma mia, pensavo stesse passando. Cosa sta giocando? Vediamo. Un altro Lugia? Non capisco. Non è messo per niente bene. Guardate proprio come esita anche lui prima di ogni mossa. È visibilmente in difficoltà. Beh, Lumineon, ok. Probabilmente voleva evitare di mettere in gioco sia Mew che Lumineon, che sono dei premi facilissimi per Lucas. Però, cioè, cosa fai? Se non lo fai, non ti setti e non giochi la partita. Se lo fai, rischi di regalare premi all'avversario. Tra le due cose prova a settarti e poi vedi come va. Lugia Archeops, quindi ora ci sono le evoluzioni, perché l'altro Archeops ce l'ha in mano. No, la scartarò prima. Se ci fosse un Ultra Ball sarebbe a posto, ma credo che non ci sia perché sta rimischiando il mazzo. Quindi vediamo cosa fa adesso. Ok, energia Jet, quindi penso che ora attaccherà scartando un Archeops. Ok, sì, quindi diciamo che la sua partita comincia con un turno di ritardo, perché il prossimo turno si setta, fa quello che deve fare, però appunto... Allora, questa è una cosa che capita al mazzo Lugia, se Lugia partisse sempre come nella partita precedente, non dico che sarebbe il mazzo più forte di tutti, ma poco ci manca. Il punto debole del mazzo Lugia è il fatto che a volte ha queste partenze qua un po' così. Ora vediamo Lucas con la sua partenza incredibile cosa riesce a fare. Con Entei adesso fa 1, 2, 3, 4, 5, 6, fa solo 120 danni, quindi comunque non può ancora pescare due premi facili sui Pokémon in panchina. Quindi diciamo che la partenza un po' deludente di Brandon in realtà in questo caso l'ha aiutato. Lucas si è preso intanto il Pokémon base che aveva nei premi, che non mi ricordo più quale fosse. Ah, era un Pidgey, è vero? Pidgeot, vediamo cosa sceglie di fare adesso. Si prende un altro Pepe, penso che vorrà settare Charizard a questo punto. Andiamo, se prende la caramella rara, sì, magari buono, una benda sfida, può far comodo per dopo. Sta già mescolando, quindi forse Charizard non ce l'ha in mano, visto che si assegnerebbe le energie. Vedete, un mazzo Charizard sarebbe stato più aggressivo, in questo caso questo non è un mazzo Charizard e quindi al terzo turno si limiterà a fare 120 danni a un Lugia. Quindi, vedete, è un mazzo con un sacco di opzioni, quindi comunque è un mazzo control, però è visibilmente meno forte, meno aggressivo di Charizard, però non per questo meno efficace. Ok, Brandon finalmente può rilassarsi un attimo e dire ok, io adesso gioco. Qui stanno commentando i commentatori, immagino che stanno dicendo ok, dove sono i Mincino?
In effetti mancano, le carte in mano sono tantissime. E purtroppo Brandon non può mettere capo con l'Entei. Può fare al massimo 220 danni, che è un attacco veramente scarso in questo caso, perché tu comunque con Lugia, se attacchi, vuoi fare il KO. Non è che fa 220 danni a un Entei. Al limite dovrebbe fare boss KO Rotom e nel frattempo caricare un Mincino per mettere KO Entei con un Cincino il turno dopo. Questa sarebbe la giocata corretta. Ma fare 220, cioè fare due attacchi, un po' come una due premi, è troppo lenta come cosa. Che è comunque quello che sta facendo Lucas con Entei, eh. Quindi comunque, nonostante tutto, Lucas è stato bene, ma è ancora tranquillo. Non stava facendo ancora molto. Abbiamo visto Mortis Conviction, fermezza di Angelo, se non ricordo male in italiano, con cui tu scarti una carta dalla mano e peschi una carta per ogni Pokémon in panchina dell'avversario. Non è fortissimo, ma in un mazzo come Lugia in cui tu vuoi scartare gli Archeops ci sta. Ecco che arriva finalmente un Ultra Ball con cui si prende un Mincino, che però vi dirò, secondo me, potrebbe venire messo KO molto in fretta da Lucas. Non lo so se... No, in realtà no. Penso che metterà KO Lugia. Non lo so cosa vorrà fare, però io penso che metterei KO Lugia, visto che ha già danneggiato e vale due premi. E comunque c'è un solo Mincino in gioco, lo metti KO il turno dopo. Cioè, Lucas in realtà può veramente pensare di fare tre attacchi e vincere questa partita adesso. Mettere KO Lugia, poi Luminion, poi Mew. Non si è ancora visto Macerie dello Stadio in tre partite. Mi viene il dubbio che Brandon non la giochi neanche. Anche se mi sembra strano, perché Lugia di solito l'ha sempre giocata. Forse addirittura in due copie a volte. Vediamo Lucas come fa adesso, comunque. Potrebbe addirittura utilizzare Penny su Entei e fare il KO con Charizard, visto che ha l'Ultra Ball e ha la Candy in mano. Non so se sarà questa la giocata che fa. Non me la sento di escluderla, eh. Una sola energia, però se usa Penny riprende l'energia da Entei. Vediamo se fa effettivamente così. Charizard ora ha 430 punti salute. Pidgeot? No. Ha mescolato senza prendere... C'era dimenticato che aveva mescolato prima? Non so perché ha mescolato. Ok, ah no, pesca una carta, ok. Giusto il sequencing, perché nel senso, metti che con Pidgeot ti prendi la carta che avresti pescato con Entei. Prima peschi con Entei e poi usi Pidgeot. Vediamo cosa fa adesso, perché io vi dirò, non mi dispiacerebbe eccessivamente vedere quel Charizard che attacca, anche se poi verrà messo KO da Cincino probabilmente, quindi non lo so. Non saprei cosa... Non so cosa farei io personalmente in questo momento. Cioè, se usare Penny e fargli mettere KO Charizard da un Cincino carichissimo... No, forse lascerei prendere il premio su Entei. Così, in un certo senso, come se sprecasse quel Cincino. E anche i commentatori stanno parlando di quella strada molto semplice che avrebbe adesso Lucas, di fare due premi su Lugia. Poi due su Luminion o Mew utilizzando Charizard e poi Charizard lucente sull'altro. Sta usando Boss. Interessantissimo. Non avevo nemmeno considerato questa opzione. Forse perché dà per scontato che a un certo punto arriverà Macerie dello Stadio a sfalzargli completamente questi calcoli matematici. Interessante, non lo so ragazzi, non sono convintissimo. Non lo so. Cioè, mettere capo gli Archeops si è rivelato vincente nella prima partita per Lucas. Ecco che arriva Cincino, adesso voglio vedere un altro Mincino, anche se non sarà semplice da caricare con un solo Archeops. Energia jet. Però devi fare tipo boss per forza adesso. Certo che fare boss quando hai davanti un Pokémon a due premi che sta per essere messo KO. No, mi auguro che non attacchi quell'Entei con Cincino. Perché
perché quello è l'unico cincino veramente carico che avrà per tutta la partita, quindi sprecarlo per fare 30 danni. Potrebbe letteralmente fare il primo attacco di cincino per fare il KO su Entei. Sta addirittura caricando Mew a questo punto, che Mew tutto sommato può copiare l'attacco di Charizard e a fine partita fa un sacco di danni. A me una volta è capitato che non mi aspettavo che giocasse Mew il mio avversario e ha fatto 330 danni al mio Charizard a fine partita. È forte. Boss, ok, ora sì, ora mi piace allora. Cioè, quel Charizard lì bisogna capire come fare a metterlo KO, però intanto hai messo KO Pidgeot e non è male. Mette comunque Entei attivo. Diciamo che Brandon può pensare di mettere KO Entei e Rotom, esatto, come stanno dicendo i commentatori, e quindi evitare quel Charizard, però devi vedere un po' di boss e non è semplice. Spino, mamma mia. Ecco, questa mossa ha cambiato un sacco di cose. Adesso Brandon deve mettere KO quel Charizard se vuole vincere in due attacchi. E non sarà semplice farlo, perché allora Lucas sta pescando premi dispari, quindi potrebbe arrivare il momento in cui Brandon con l'attacco di Mew mette KO Charizard. Ma Lucas lo sa benissimo e farà in modo che quel Mew vada KO prima che questo accada. Tra l'altro ora Lucas può utilizzare il contrachiappa Pokémon, ha messo KO Cincino, ci sta. Ha fatto benissimo. E Brandon si pesca 1, 2 e basta, due carte. Ora vediamo. Vediamo come sceglie di giocare Brandon. Anche perché Lucas ha in gioco un Charizard grossissimo in panchina, che più premi pesca Brandon e più diventa forte. Devo dire che Entei in Charizard non mi dispiace per niente. Cioè, tempo fa si giocava ed era forte, poi si è smesso di giocare, ma non sarebbe male rivederlo forse. Non so davvero come se la giocherà Brandon questa partita ormai, perché sì, cioè devi caricare quel mincino per provare a mettere KO quel Charizard che ha 430 punti salute. Cioè, quante energie deve segnare? No, 6 non bastano, ci vogliono 7 energie per fare 490 danni. 7 energie vuol dire che servono altri 2 Archeops in questo momento, e non so nemmeno se ha ancora abbastanza energie nel mazzo per farlo, perché 9 energie sono in gioco, 5 negli scarti. No, non ha abbastanza energia. Quel Charizard non può andare KO in un attacco. E Lugia non mi sembra che abbia l'aspiratore perduto. Ecco un altro mincino che comunque non servirà a nulla, perché non verrà mai caricato. Sta utilizzando Mew adesso? Non so se mi piace molto questa cosa. Qui si prende un'evoluzione. Ha tutti i cincini in mano o... Cavoli, usare Mew adesso sinceramente non mi piace molto. Voleva pescare. Ah, ha messo KO Entei con Mew. 2 energie come ultimi premi e secondo me questo sarà un grosso problema adesso. Tra l'altro Gift Energy, quindi in questo momento lui ha anche difficoltà. Ha poche carte in mano. E Lucas può facilmente fare Kissara, mettere KO Mew e lasciare Brandon con pochissime carte in mano. E qui c'è un Charizard gigantesco da mettere KO. E tra l'altro anche un facile accesso a Charizard lucente. Vediamo se è quello che tra l'altro fa. Esatto, è proprio quello che sta pensando di fare. Però, no sì, adesso ha senso giocare a Charizard lucente forse. Eh sì. Allora, Brandon fa ancora in tempo a vincere, deve pescare 2 premi però.
è veramente difficile che ci riesca. Dipende se Lucas adesso senza PJ8 viene un po' rallentato, oppure se riesce comunque a fare quello che vuole. Cioè Brandon secondo me adesso dovrebbe... La Minor Ball non l'ha usata, l'ha usata a vuoto, quindi non ha preso Charizard. Ok. Boss, interessante. Interessante questo boss. È attaccato con Cleffa, gli mancava l'energia perché ne ha un po' nei premi. Wow, ha trovato l'energia. Ok, questa situazione apre una un'opportunità enorme per Brandon, che ha più di un attaccante carico in gioco e quindi può pensare di mettere KO quel Cleffa facilmente e poi di fare boss su quel Pidgey. Vediamo se ci riesce. Brandon può rimontare la partita adesso, che poi rimontare, gli mancano due premi, però mi dà l'impressione che sia in una situazione più solida Lucas con quel Charizard. Anche perché Brandon è a corto di energie, ne ha due nei premi, ne ha un sacco sparpagliate, un sacco negli scarti. Vi dirò, è possibile che quel Luminion rimanga lì alla fine di questo turno. Ah ok, Catcher, interessante, bello tra l'altro questo KO su Pidgey. Ok, ora arriva il KO su Pidgey e poi ci sono due attaccanti carichi, Lugia e Cincino, che possono mettere KO Cleffa facendo vincere la partita a Brandon. Lucas gioca tantissime, penso, Penny, cioè gioca diverse Penny, quindi, e ce l'ha in mano tra l'altro. Se ora usa Penny, esatto, l'ha fatto, energia fuoco, Brandon deve per forza mettere KO quel Lugia, cioè quel Charizard, e non penso che possa farlo. Quel Cincino ha 1, 2, 3 energie assegnate, ne servono altre 4, abbiamo detto, no? E quel Charizard ora fa 330 danni, quindi in un attimo fa quello che vuole. Immagina giocare tutta la partita con un premio che ti rimane e dover mettere KO un Charizard che ha 430 punti salute. E per 30 danni, no, allora c'è il mantello, però appunto quel Mew adesso farebbe 300 danni. Però appunto non basterebbe lo stesso fare il KO. No, mi sa che Brandon proprio vincere adesso, Perché lo, no, beh, no, in realtà, no, beh, non è vero, dipende se Lucas ha il Lucas, mancano due premi a Lucas, quindi può fare un attacco di Cincino e poi Brandon lo mette KO con Mew. Bisogna capire se Lucas ha in mano il boss. Se Brandon riesce a fare chissà adesso, ma non penso perché l'avrebbe già fatta, e toglie l'eventuale boss a Lucas, Brandon vince. È tesissima questa finale. Energia regalo. Chissà, ce l'ha davvero. Ok. E vediamo se Lucas adesso trova un boss oppure no. Se lo trova ha vinto, se non lo trova oserei dire che ha perso. Non ho ancora guardato le carte, eh? Non ho ancora guardato le carte che è in mano, abbiamo visto neanche noi. Vediamo, uno. Ah, contro... Mamma mia, ragazzi, che finale. Che finale. Ragazzi, oserei dire che questa è una delle finali più belle che abbiamo visto, che ormai tutte ce le stiamo guardando, ormai da un bel po' di tempo. Questa è una di quelle che mi è piaciuta di più. Veramente imprevedibile, cioè io fino a quest'ultimo secondo non sapevo che avrebbe vinto, cioè sapevo che aveva vinto Lucas, però... Cioè, non l'avrei detto da come stava andando la partita. Pazzesco, pazzesco, perché non si stoppa. Ragazzi, una partita bellissima, davvero, sono stracontento, veramente, veramente bello vedere partite come queste. Voi fatemi sapere cosa ne pensate di questa partita, se c'erano delle mosse che non vi hanno convinto tanto, che avreste fatto diversamente. Fatemi sapere se verrete anche voi a Bologna, ormai questo video uscirà in questi giorni, tra meno di una settimana c'è Bologna, quindi ci vediamo lì, passate a salutarmi se mi vedete, che a me fa un sacco di piacere. E noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!